Alle 11:30 quasi è uscito per fare la spesa il giorno domenica. Io ho preso il bimbo grande con me, e quel piccolo voleva venire con me, però ero in fretta, quindi ho detto alla mamma che non deve venire con me, vado con il grande. E quindi lei lo ha fermato proprio. Io sono andato con il grande e il piccolo figlio, che mi spiace non ha più, è uscito, lui ha aperto la porta con chiave, o la porta è rimasta aperta, questo abbiamo, siamo dubbiosi, perché porta noi sempre rimane, mettiamo chiuso, sempre. E quel giorno non so cosa è successo, quando ho tornato dalla casa ho chiesto, perché avevo qualcosa da mangiare per bimbo, dove è Hadid? Mi hanno detto è in stanza all'altra, perché mamma aveva visto il bimbo 5 minuti fa proprio. Io ho andato a vedere l'altra stanza, però non c'era. Poi abbiamo scale fuori, quelli lì. Io porto qualche volta per farli giocare in questo parco. E lì stavo cercando, stavo urlando, stiamo chiamando lui. Intanto ho visto che un africano è arrivato verso a me, mi ha detto che io ho visto. Cosa stai cercando? Mi ha detto bimbo. E io ho visto dall'altra parte del fiume, e lui era vicino a qua, proprio qua, è pericoloso. Io lo stavo chiamando, no, 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 da lontano, però lui non ha sentito, è caduto l'acqua. Io ho chiamato subito i vigili. Hanno cominciato le ricerche. Alle 4 mi hanno avvisato che lui non ha più vita. Non so, non è colpa mia, né la famiglia, né bimbo, è successo per caso. Hai altri due figli, giusto? Io ho una piccola bimba da un anno e mezzo e figlio è 7 anni, che va alla scuola. È una grande, grande tragedia proprio. Siamo al momento una famiglia distrutta proprio. Questo bambino era un bambino proprio bellissimo, più amato della famiglia, molto più amato della famiglia. Com'era proprio? Era un bambino allegro, sorridente? Com'è? Molto, molto allegro, perché anche dalla parte mia comunità, le persone che lo conoscono sempre dicono un bel bimbo, 3 mesi, però proprio proprio sano, ciccione, grazie, grosso. Sì, dicevano guarda che bel bimbo è, gli occhi, i capelli, sempre rideva, diventava subito amico degli altri, andava a tutti i miei amici. E si piacciono, un grande anche, però quello piccolo era proprio bellissimo bimbo, bellissimo. Mi spiace che Andavate spesso giù al parco? Sì, io portavo sempre, perché era molto legato con me, e quel bimbo specialmente era molto legato con me. Mi diceva sempre di andare a questo parco. E questo parco perché è più vicino della mia casa, così portavo lì con la bicicletta, lo portavo. Quel giorno, perché lui non mi ha visto, e sicuramente lui pensava che io ero entrato nel parco, e lui è andato lì. Non c'era nessuno domenica lì. Ho chiesto 2 o 3 famiglie subito che erano nel parco, mi hanno detto che non abbiamo visto. Non ho visto niente.